È arrivato il momento di questo ospite che noi amiamo moltissimo, lo Zelig dello spettacolo italiano, presentatore, DJ, imitatore e anche sommelier. Vediamo con Linda Celani. Non sono io ad aver scelto di fare il conduttore, la conduzione ha scelto me. Alessandro Greco è qui! Alessandro Greco, classe 72, faccia da bravo ragazzo e simpatia trascinante, è reduce dal successo di Miss Italia e non ha bisogno di molte presentazioni perché da oltre 20 anni è tra i personaggi più amati dal pubblico. Un pubblico che lo accoglie sempre calorosamente, riconoscendogli una grazia e una gentilezza innata. Tarantino di nascita comincia presto come imitatore nelle feste di piazza, finché arriva a Roma ed esordisce in TV con Stasera mi butto. Ma è senz'altro furore il quiz musicale in cui i VIP scatenati danno il meglio e il peggio di sé a regalargli la grande notorietà. Due cuoricini alle ragazze! Gioviale, mai volgare, strepitoso nelle sue imitazioni, Alessandro Greco è un uomo di grande sensibilità e rigore. Libero nelle scelte professionali, si fregia ad aver fatto sempre ciò per cui si è sentito più tagliato. Lo stesso è stato in amore. Tenace, felice ed ancora emozionato, dopo tanti anni di vita insieme, alla sua Beatrice. È con noi qui alla Vita in Diretta, Alessandro Greco! Buonasera a tutti. Vado di qua. Vai di qua. Ti sei scelto la parte migliore. No, ma io non ho, sai, un fotografo mi ha detto che il mio profilo è uno, mi sono dimenticato qual è, quindi vado random, non me lo ricordo. Io invece più. Vado sul sicuro perché è il mio profilo greco, e quindi, quindi non ci sono dubbi. Sono Come contento, va? Sono molto emozionato. Però da fare un po' di saluti. Certo. Voglio intanto salutare il pubblico presente qui in studio. Grazie. Il pubblico presente a casa. Vi ringrazio per la vostra presenza. Lorella, alla quale vorrei dare almeno un bacio dopo. Arriverà. Certo, arriverà. Lo devo dare. E poi l'amico fraterno Carlo Conti, che mi ha regalato qualche anno fa una delle esperienze più belle e gratificanti della mia carriera, con tale quale sono. Tra poco ne parliamo, ma io voglio partire dall'oggi. Ti vedo bene, ti vedo contento, sei reduce da questo successo di Miss Italia, che è tornata su Rai 1 insieme a te, questa edizione così importante, non l'abbiamo seguita. Quanto è stato, diciamo, uno step ulteriore questo di Miss Italia nella tua carriera? Guarda, è stata una chiamata importantissima. Come ho dichiarato anche nelle interviste prima dell'inizio del programma, bisogna sempre considerare che cosa può rappresentare per me una chiamata del genere da Rai 1. Vedi, nonostante ritengo di aver fatto la mia umile piccola carriera, però ancora oggi quel fattore sorpresa di dire Rai 1 mi chiama per darmi Miss Italia, il ritorno di Miss Italia per gli 80 anni su Rai 1 in diretta, io desidero sorprendermi ancora di questo. Non ci voglio fare l'abitudine, perché mi ricordo da dove vengo, da quegli spettacoli itineranti, e per me è sempre una cosa straordinaria. Bello, bravo. E forse pur considerando questo, che magari se me li danno, forse sanno anche che c'è. Perché qualcosa riesco a portare a casa. Senti, lì a Miss Italia sono successe delle cose inaspettate, molto belle, che ti riguardano. Non so come anche stare, perché guarda, io non lo so, una volta mi appoggio, una è volta l'effetto così un po' fantozzi, capito? Non so se vorrei stare in empatia. No, così in empatia, quindi certo non possiamo avere quelle posture rigide, perché non resistono un po', no, si lascia un certo punto. Diciamo, dobbiamo stare dritti. Sentiti attuato, come se fossimo a casa. Sì, assolutamente. Nelle case. Allora, hai fatto una dichiarazione d'amore bellissima a tua moglie Beatrice. Sì. Te la voglio fare rivedere con Elisa Silvestrin. Grazie. Da quell'incontro con Beatrice, da quell'incontro sono nate tante cose belle, Alessandra e Lorenzo, e stasera, amore mio, oltre ai tanti privilegi che ho avuto, mi posso prendere il lusso, con tutto il cuore, con tutto il mio amore, di dedicarti una canzone. Così. Sei bellissima.
Mi era capitato lì a Jesolo questo cantante che secondo me diventerà famoso. E che gli ho detto: guarda, stasera farò di te una stella, però mi devi fare una dedica. Hai una grande voce. Allora, abbiamo visto questa dichiarazione d'amore bellissima ed è stato inquadrato tuo figlio Lorenzo. Sì. Pochi secondi, e però cos'è successo? Che il web è impazzito. Lui fa il DJ e fa anche rocker e modello. No, lui intanto studia. Sta facendo assieme all'università, ma a un certo punto ha tirato su una rock band. Ecco, e quindi l'hanno inquadrato e sono tutti impazziti per lui. Come l'avete vissuta in casa questa popolarità e questo successo, insomma, questo riscontro social così forte? Ma è stata una sorpresa incredibile. Ecco. Perché lui qualche anno fa ci ha chiesto di prendere qualche lezione di canto e dedica tutto il suo tempo che diciamo parallelamente porta avanti allo studio, tutto quello che avanza alla passione della musica. E quindi questi 10-15 secondi sono stati come un accordo promozionale con un produttore, con un editore, perché ha avuto gratis un riscontro che è stato veramente incredibile. Ovviamente è contento per sé, ma anche per la sua band, The Old Blossom, e per i ragazzi che compongono questa band. Tu che papà sei? Che voto ti dai? Papà di questi due figli. Guarda, è sempre difficile esprimersi in questo senso, dirsi delle cose da soli, che sono i tuoi affetti, sono le persone che devono in qualche modo farlo. Allora, se tu ti vuoi esprimere, sentiamo cosa hanno detto loro. Guarda un po'. Cioè, dove? A sorpresa. Guarda. Ciao babbone. Ciao babbo. Siamo qui perché volevamo farti una piccola sorpresa, volevamo dirti alcune cose che magari nella vita di tutti i giorni non capita di dirsi continuamente. E quindi volevo ringraziarti per la persona che sei, per il professionista che sei, per tutto quello che te, la mamma, mia vita ci avete insegnato. Io, caro babbone, invece ti ringrazio di essere entrato nella mia vita quando avevo 5 anni e di non esserne più uscito, perché sei stato per me l'esempio di padre e di uomo più bello che io potessi mai avere nella mia vita. Diciamo una piccola seconda cosa che non ti abbiamo mai detto, entrambi. Io ti ho rubato una bottiglia di vino della tua amata collezione per fare una cena con i miei amici, ma sono sicuro che apprezzerai. Bene, perché anche io te ne ho rubata una. Quindi siamo a due, babbo. Ciao, babbo, un bacio. Il vino come emblema di gioia. E in questi due contributi, ringrazio te, la regia e gli autori che ci hanno lavorato, c'è la gioia della mia vita. Cioè c'è mia moglie, quindi, come dire, il completamento della mia esistenza, la persona con la quale ci teniamo per mano e cerchiamo di compiere questo cammino nella vita. E poi Lorenzo, di cui abbiamo parlato, e poi Alessandra. Devo molto ad Alessandra, sai, perché è la figlia di Beatrice, no? Esatto, ma sai, sentirsi subito una figlia nell'animo, nel cuore, iniziare a 26 anni a fare il babbo, così come Beatrice aveva iniziato ben prima di me. Beatrice ha avuto Alessandra a 21 anni. Alessandra aveva 5 anni quando io l'ho incontrata, aveva 5 anni, 5 anni e mezzo. Ecco, devo dire che essere già subito una famiglia, quando io ho incontrato Beatrice, noi eravamo già in tre, abbiamo formato subito una famiglia. Ed è stato ancora più affascinante, anche se nella difficoltà in certi passaggi. Sai perché? Perché se è vero come è vero che esiste l'istinto materno, però grazie ad Alessandra io ho scoperto di avere l'istinto paterno. Che bello. E lei questo, come vedi, te lo riconosce. È un messaggio molto tenero quello che lei ti ha voluto indirizzare. È una cosa molto forte per me, perché i figli sono un dono di Dio, sono nostri ma non ci appartengono. E allora questa mescolanza fra vicinanza, prossimità, delicatezza, rispetto, discrezione, sono tutte forme di un unico elemento che è l'amore. E allora insieme abbiamo fatto da 22 anni questo bel cammino e vogliamo assolutamente andare avanti. Che bello, complimenti. Grazie, il bar chiude alle 7, quindi caffè dopo. Allora, ti vorrei fare vedere delle foto, che sono le foto dei tuoi esordi. Tu avevi il sogno da quando eri bambino che volevi fare...
che cosa volevi fare? Le imitazioni, ti esercitavi? Sì, io ho avuto dei cenni di squilibrio dalla tenera età. Diciamo che da quando avevo 5-6 anni che mi mettevano sul tavolo io canzoni, imitazioni, barzellette. Diciamo che ero, non c'era ancora il reato, ma ero lo stalker della mia famiglia, sostanzialmente. E quindi poi nella mia carriera, passando dalla mia palestra artistica, che sono stati gli spettacoli itineranti, lo sono tutt'oggi, le serate, le piazze, io ho sempre fatto questo. Questo qui è, sono io prima della degenerazione che vedete oggi, cioè quello era, diciamo, all'inizio della mia vita. A un certo punto hai partecipato a Castrocaro e hai realizzato che la tua immagine non era proprio, insomma, in linea con quello che volevi, hai fatto una super dieta, sei dimagrito moltissimo. Sì, io ho partecipato, ho fatto la prima cosa su Rai 1 a 17 anni, presentava Fabrizio Frizzi e ogni occasione è buona per dedicargli un abbraccio, una preghiera. Fabrizio. Il maestro Michele Guardì faceva ancora l'autore, sì, e io vinsi la sezione Volti Nuovi del Festival di Castrocaro. E però sentii un po' di disagio quella volta. Io notoriamente sono sempre stato un bronzo di Riace, ecco, fisicamente. Però in quella fase sei in grande lì, forma comunque, si può dire che sei in grande grazie, forma. Grazie, molto gente. È Miss Italia che ti ha dato quella. Sì, diciamo, è la carestia della preparazione a Miss Italia. E in quel periodo non ero contento di come stavo, quindi chiesi ai miei genitori se potevo fare una cura dimagrante. E nell'anno della maturità persi 32 kg. 32 kg. Distribuiti su 1,90 m, quindi diciamo che ci stavano. Però c'erano tutti. Senti, tu ci hai regalato momenti di spettacolo veramente unici che vorrei farti rivedere, anche delle imitazioni fantastiche. Guardate. Grazie. Tu ce l'hai. C'è bisogno d'amore, sai, Gio. Per tutto quanto giorno. Buonasera, dottor Costanzo. Bene, buonasera, grazie. Un famà curva sotto, Maria De Filippi, andiamo avanti. Maria De Filippi, per cortesia. Io non sono Maria De Filippi, ma scusi, ma che sta dicendo? Beh, vabbè, una ragazza piena di problemi, andiamo avanti, per cortesia, ragazza, non abbiamo tempo da perdere. Ci vediamo dopo, fa un discorsetto. Consigli per gli acquisti, fra no, poco. No, non ci sono i consigli per gli acquisti adesso. Più bella cosa non c'è, più bella cosa di te. Quando vuoi, grazie di esistere. Alberto Matano, grazie di esistere. Senti, Alessandro, abbiamo veramente pochi minuti. Prima questo ti voglio che, perché oggi siamo. Io protesterò. È giusto così. Perché mi avevano garantito 2 ore di intervista. Però ti voglio chiedere una cosa che secondo me è molto importante, un messaggio da dare. La nostra vita è fatta di momenti di luce, di momenti più difficili. La carriera può essere una carriera molto accesa e poi ci possono essere invece momenti in cui tu hai vissuto dei momenti così. Certo. Come li hai affrontati e come li hai superati? Perché secondo me è importante mandare questo messaggio a chiunque ci stia guardando, qualsiasi cosa si faccia nella vita. Nella vita di ognuno ci sono delle fasi altalenanti, no? Ci sono momenti belli, momenti brutti, momenti anche meno gradevoli. Ecco, io credo che andare a recuperare i principi saldi, i valori importanti, se uno li ha, bene, riscoprirli, se non li ha, andarseli a cercare. E devo dire che insieme, come dicevamo prima, continuare a camminare, nonostante i percorsi a volte tortuosi della vita, e seguire, almeno per me, per la nostra famiglia, un punto di riferimento importante, la roccia della nostra vita, è seguire sempre la via, la verità e la vita. Devo dire che la spiritualità, la fede in Dio, in suo Figlio, nello Spirito Santo, quindi la fede devo dire che ti permette di non sentirti proprio come una pecora che si è persa completamente, ma sai sempre che ci sarà un buon pastore che verrà a cercarti, soprattutto quando rimani da solo. Mi sembra un messaggio bellissimo. Allora voglio chiudere, avevo in mente di fare un gioco con te, la canzone interrotta, ma non lo possiamo fare, non c'è più tempo. Però se Nicoletta Chiadroni mi manda la sigla di Furore, vorrei che tutti insieme facciamo, insieme, il se te la ricordi ancora. Di Furore. Esatto, io non lo so fare, quindi vediamo che succede. È una cosa molto elaborata, ve lo dico. È molto difficile, però ci dobbiamo provare. Volume però in studio. Allora, vieni.
5678, sì. Ok? Come al solito. Sì. 5678. Aspetta. Mi sono perso. Ci vediamo tra poco con Alessandro Greco. Grazie. Questo si fare bene ancora, eh? Ma mi sono perso sul furore, nanna, grazie. Buon weekend a tutti, ci vediamo lunedì qui alla Vita in Diretta alle 16:50, ciao! Ciao.